Cervi, questo canale brand sono sempre Victor Laszlo 88 e oggi voglio parlare di un film che stavo aspettando con un'ansia e una trepidazione a dir poco mostruose. Mi riferisco a Piccolo Giuseppe per la regia di Sidney Sibilia ed è Smetto Quando Voglio ad Honorem, terzo e ultimo capitolo della trilogia di Smetto Quando Voglio, iniziata ormai 3 anni fa con il primo film, diretto sempre da Sibilia, che lo ha anche coscritto, così come ha anche coscritto la sceneggiatura del secondo e di questo terzo capitolo. Innanzitutto ci tengo a ringraziare Andrea Bellucci di Nel Movie Productions, che mi ha permesso di guardare anteprima il film, e in descrizione qui sotto troverete il link alla recensione che ho pubblicato sul sito Nel Movie Productions relativa a Smetto Quando Voglio ad Honorem, e infatti questa recensione arriva un po' prima del solito rispetto a quando vengono caricati i video sul canale Movie Planet, proprio per questo motivo. Ho aspettato 9 mesi per vedere la conclusione di questa saga, dal momento che Smetto Quando Voglio Masterclass, secondo capitolo, era uscito lo scorso febbraio. Volevano concludere tutto entro la fine del 2017 ed effettivamente così è stato. In sostanza 9 mesi sono un parto e questo film un po' quello è. In realtà è stato girato insieme al secondo, perché questa è una trilogia in stile Matrix o Pirati dei Caraibi dal punto di vista formale. Cioè è stato realizzato un primo capitolo tempo prima, che aveva avuto un certo successo, ma era pensato inizialmente come film a sé. Poi, visto il successo, hanno deciso di trasformare il progetto in una trilogia e tempo dopo, ecco che è uscito il secondo capitolo e mesi dopo, quindi a poca distanza, è uscito il terzo. Quindi abbiamo un primo capitolo solido che può funzionare anche da solo e un secondo e terzo capitolo che sono un po' come un unico film spezzato in 2 parti. Sostanzialmente l'idea è un po' questa, e in Italia una cosa simile non era mai stata fatta, per cui sono stato innanzitutto soddisfatto dal voler mettere in pratica un'idea del genere, e oltretutto sono rimasto estremamente colpito da come il tutto abbia funzionato senza troppe sbavature, perché il primo Smetto Quando Voglio era una commedia affascinante in quanto esulava dalla panorama dei soliti film comici italiani. Era fresca, con battute taglienti, che portava in scena anche una critica abbastanza pesante al sistema lavorativo in Italia, al fatto che i giovani laureati spesso non trovano lavoro qui ma devono quindi andare all'estero, per cui con la strizzatina d'occhio, la solita fuga di cervelli, non quella di Paolo Ruffini, per l'amor di Dio lasciamola dov'è, cioè nella merda, ma quella per l'appunto più famosa che spesso si sente nominare. E l'idea in sé non era originalissima, perché lo spunto di base per la trama era Breaking Bad. Avevamo Pietro Zinni, che era un ricercatore universitario con compagna e figli in arrivo, che era stufo di essere trattato come un idiota dal sistema e si ribellava utilizzando le sue doti di chimico per produrre smart drugs, mettendo però su una banda scalcinata. Quindi l'elemento che differenziava Smetto Quando Voglio Breaking Bad era proprio quello. E il secondo film invece vedeva la banda dei ricercatori, così poi è stata soprannominata, alle prese con un incarico affidato alla polizia, e lì avevamo come spunto di base Suicide Squad. E lo posso dire senza problemi, Smetto Quando Voglio Masterclass è un film infinitamente superiore a Suicide Squad, almeno per quanto riguarda la sceneggiatura, lo sviluppo delle gag e anche della trama in generale. E uno potrebbe dire, sì, ma Suicide Squad è un cinecomic. È vero, però il punto è che di base la trama è molto simile. Sono un gruppo di persone considerate cattive che viene messo insieme per sconfiggere quelli ancora più cattivi. Per cui l'idea è quella ed è stata sviluppata meglio, anche se non stiamo parlando di supereroi. Però la base quella è. E quindi io mi chiedevo, questo terzo capitolo, che spunto avrebbe preso? Ecco, nessuno, o meglio, è il capitolo forse più autonomo, perché è vero che si collega strettamente al secondo, e se non avete visto del primo e del secondo film non capite proprio nulla, soprattutto se non avete visto il secondo di questo Smetto Quando Voglio ad Honorem, non potete comprendere granché, perché non ci sono particolari spiegoni,
magari potete cogliere il senso generale, ma perdete troppi riferimenti. Quindi, fossi voi, recupererei i due film precedenti. Ecco, dicevo, Smetto quando voglio, Don Orem, mi è piaciuto tanto, soprattutto perché cammina da solo. È sì collegato al Masterclass, ma non abbiamo più uno sviluppo in stile Suicide Squad. Anche la questione della Breaking Bad è stata un po' abbandonata e fondamentalmente abbiamo la naturale conclusione di una storia molto affascinante che non ha bisogno di attingere a nessun'altra opera preesistente per funzionare. E questa cosa l'ho trovata interessante. Tuttavia mi è piaciuto un po' di meno rispetto al film precedente, perché il film precedente aveva una componente action che secondo me era ben equilibrata e lo rendeva incredibile. Nonostante ciò, è comunque un buon film perché va a concludere la trilogia. E il allora, diciamo che delle trilogie il primo capitolo è quello che di solito entusiasma di più, perché è la novità, è quello che introduce i personaggi. Il secondo tende a essere solitamente più debole. Ecco, questa trilogia fa eccezione, secondo me il secondo è il migliore. È raro trovare trilogie con il secondo capitolo che sia meglio degli altri due. Un'altra, a mio modesto parere, è Il Padrino. Per quanto il primo film fosse straordinario, il secondo per me è ancora più intrigante e con scene addirittura più iconiche. Però non tutti sono d'accordo, però in linea di massima noto che in molti la pensano come me circa Il Padrino. Ma non sto ad andare avanti 30 anni perché altrimenti non finiamo più se devo analizzare ogni trilogia che ha fatto la storia del cinema. Bene, dicevo, il secondo capitolo è solitamente il più debole perché è quello di mezzo, quello centrale, è quello di raccordo. Mentre il terzo forse è ancora più difficile perché è quello che deve concludere gli eventi in maniera sensata, e riuscire a chiudere una trilogia in maniera soddisfacente per il pubblico è una fottutissima impresa. Secondo me Sibiglia ce l'ha fatta, pur naturalmente non riuscendo a realizzare il film perfetto, ma neanche io volevo qualcosa del genere, e fondamentalmente ha cercato di concentrarsi di più sui personaggi che sull'azione, e questo ci sta. Solo che dalle premesse del Masterclass io mi aspettavo qualcosina di più per quanto riguarda lo sviluppo di Walter Mercurio, che è il cattivo interpretato da Luigi Locascio, che era stato introdotto per appunto il capitolo precedente. Per amor del cielo, la sua storia è interessante, l'ho trovata anche molto bella, l'hanno infarcita di citazioni e questa cosa l'ho amata, perché le citazioni che ci sono in questo Smetto quando voglio Don Orem sono totali, ma in realtà in tutti e tre i capitoli abbiamo un sacco di riferimenti a serie TV o a film cult. Qua però ce ne sono alcuni che sono veramente, ma veramente bellissimi e ben contestualizzati soprattutto. Quindi diciamo che mi aspettavo un minimo di originalità in più su alcune cose. Poi lo stesso il tutto riesce a funzionare. Mi è piaciuta molto la storia del Murena, perché comunque quella di Walter Mercurio me la immaginavo un po' diversa. Quella del Murena invece mi è piaciuta. Peraltro il Murena è interpretato ancora una volta da Nene Marco Re, che in questi giorni sta girando ovunque per promuovere il film, e io lo adoro. Lo adoro perché è uno di noi. Nel senso, c'è un altro attore italiano di cui io penso questa cosa, che è Cattelan. Più che attore è un presentatore showman, perché in realtà ha recitato in un solo film, e la carriera di attore vera e propria non gli è congenialissima, nel senso che lui sì, dice che si diverte, ma non è esattamente quello che vorrebbe fare, infatti fa altro. Però per appunto un altro personaggio del mondo dello spettacolo di cui penso questa cosa è proprio lui, perché ti sembra una persona molto alla mano. Ecco, Marco Re è uguale, è proprio uno di quelli che si adattano, che sono simpaticissimi. Settimana scorsa l'ho sentito nel programma serale delle 7 di sera su Radio DJ di Luca Bottura, Tutorial. È andato lì per fare l'ospitata 10 minuti, ma si stava divertendo a tal punto che ha chiesto a Bottura di rimanere fino alla fine dell'episodio. Quindi non tutti lo farebbero, cioè
altri attori andrebbero a fare la promozione del film, ma starebbero quei 5 minuti che servono e poi se la batterebbero. Invece no, lui probabilmente non aveva altri impegni ed è rimasto perché effettivamente si stava genuinamente divertendo a fare quello che stava facendo. Per cui, tanto di cappello, ed è un personaggio che mi è piaciuto perché ha diverse sfaccettature ed è il classico villain borderline. In realtà è stato villain nel primo Smetto Quando Voglio, l'hanno fatto ricicciare fuori, ma come sorta di aiutante. Questo è un espediente molto anni 90, si vede tantissimo che Sibilia comunque è un regista giovane, perché è il classico cliché da blockbusterone, no? Ma è una cosa che si trova anche spesso nei manga e negli anime. Guardate Vegeta, uno che precedentemente era stato cattivo in Dragon Ball, tornava come buono non buono, ma anche Loki per i Marvel Studios. Insomma, è un topos abbastanza diffuso e mi fa piacere che Sibilia l'abbia, per appunto, portato in questo Smetto Quando Voglio ad onore. Gli altri personaggi sono sempre gli stessi. Ecco, forse un piccolo problema è che non hanno sviluppato più di tanto i personaggi che abbiamo imparato a conoscere e che amiamo, ma che non sono propriamente in primo piano. Diciamo che quelli più sviluppati sono principalmente Pietro Zinni, il villain Walter Mercurio, il Murena, e gli altri sono più che altro un contorno. Non che questo mi dia fastidio, per l'amor del cielo, ci sta. Però magari dal capitolo conclusivo uno si aspettava un'incisività maggiore per altri personaggi. Certo, lo sono a livello di gag, ecco, a livello di gag al 100%. A livello di chiusura personaggi, ma a livello di gag sono tutti ben valorizzati. Abbiamo quindi, come al solito, Stefano Fresi, Paolo Calabresi, Valerio Aprea, Lorenzo Lavia, Giampaolo Morelli. Poi abbiamo Pietro Sermonti imprescindibile, il suo Andrea mi fa morire da ridere con i suoi trucchetti per capire la mente umana al momento in cui è antropologo e quindi imita i comportamenti sociali delle varie categorie che incontra. Io ricordo ancora nel masterclass, lasciate fare a me, questa è una categoria sociale che io maneggio tutti i giorni, Pugione! Io li morivo, cioè ogni volta che vedo quella scena mi ammazzo da ridere, cioè è più forte di me. Qua abbiamo cose simili e oltretutto ancora una volta Sibilia ha messo in gioco la sua regia caratteristica, quindi basata tantissimo sui campi lunghi, sulle panoramiche realizzate con il drone, ma anche sugli improvvisi dettagli, come a mettere in scena chissà quale rivelazione, quindi l'inquadratura in dettaglio, il tutto con un brio incredibile e un montaggio serrato che rende il ritmo abbastanza costante. Grandi problemi di ritmo il film non li ha, a parte all'inizio, nel senso che secondo me hanno sbagliato a distribuire la questione della storia del villain. Cioè, quello che voleva fare Sibilia era spiegarci chi sia quella persona con cui hanno a che fare i ricercatori verso la fine del secondo film. Ci avevano lasciato con un cliffhanger abbastanza importante e se l'è giocata secondo me in maniera un po' così, con il time skip, quindi salto temporale, è passato del tempo, poi gli altri ricercatori, la banda, non la vediamo per la prima mezz'ora. Perché prima reintroducono il Murena, poi flashback che spiega tutto e io non amo gli spiegoni, lo sapete, non amo gli spiegoni, e questo è un flashback spiegone che dà uno stop narrativo alla storia del presente del film, notevole, di un quarto d'ora, 20 minuti, quello che è, e secondo me è troppo. Avrebbero dovuto, sempre con la struttura flashback, che quella ci sta, è un evergreen, spezzare il racconto, secondo me, proprio per la prima metà, quantomeno, della pellicola. Quindi questo è l'unico problema di ritmo, effettivamente. Poi per il resto è costante. Perché comunque, ma non è neanche un vero problema di ritmo, nel senso, lo è, però quello che vedi è interessante. Non è che dici, che palle, mi sto annoiando. No, però è uno stop della narrazione del presente ed è uno spezzare le gag, perché è qualcosa di serio quello che stanno raccontando. È la parentesi più seria del film, quindi, capito, in questo senso c'è uno squilibrio abbastanza notevole, che non è qualcosa di sbagliato, per l'amor del cielo, ma siccome Sibilia ci aveva abituato a un ritmo un filino più incalzante, avrebbe potuto mantenerlo fin da subito. Poi, una volta che il ritmo inizia, non lo fermi più, non lo abbatti neanche con le fucilate. Però
qualche problemino in quel senso ce l'hanno. Poi le gag fanno sempre ridere, mi ha ammazzato dalle risate, mi ha anche lasciato un certo amaro in bocca, soprattutto verso la fine. Abbiamo questo finale che, capito, ti lascia l'amarezza. Oltretutto, ho notato che Leo è riuscito a portare in scena un Pietro Zinni evoluto, perché ricordiamoci che questo film comunque è stato, come ho detto prima, girato insieme al primo, quindi bisogna considerarlo un film unico, per cui quello che gli attori hanno fatto all'epoca è quello che vediamo anche qui. Non sono passati altri mesi, hanno fatto tutto assieme. Quindi, scusate, stavo soffocando. Quindi il punto è che fondamentalmente Leo è riuscito a rendere l'evoluzione di Pietro Zinni molto interessante, perché comunque è la sua parabola. Pietro Zinni è un uomo buono che ha iniziato quasi per gioco, tra virgolette, a produrre smart drugs, sapendo di fare una cazzata, ma pensando che questo non lo avrebbe portato a finire in galera e quant'altro, e invece poi sappiamo bene com'è andata, sia nel primo film che nel secondo, e che lui sta cercando redenzione. Quindi è bella l'idea dell'unione con il villain cattivo, il Murena. È bella l'idea del rimettere insieme la banda. Poi, oltretutto, qua diciamo che il pezzo forte del film a livello narrativo, come anche si può vincere dal trailer, è l'evasione. Cioè, tu per tutto il tempo vuoi capire un pochino come faranno a evadere il contatto. Ecco, diciamo che più che allora, c'è una certa influenza, ma non a livello di struttura narrativa, però proprio a un livello di influenza di genere, c'è un po' quella di certi film, di certi heist movie tipo Ocean's Eleven, oppure Inside Man, quello di Spike Lee, oppure non è un heist movie, però comunque sicuramente ha dato una bella spinta da un punto di vista dell'influenza, La Grande Fuga anche. Quindi si rifà un po' a quella tipologia di film, però con una struttura narrativa un pochino più originale, tra virgolette, perché comunque poi Siviglia ha le sue idee. Peraltro io l'ho scoperto solo di recente che alla sceneggiatura c'è anche Di Capua. Di Capua, vabbè, penso conosciate abbastanza bene i The Pills, è uno dei tre creatori e interpreti della serie. Ognuno di loro comunque aveva fatto un cameo nel primo Smetto Quando Voglio. E per l'appunto sono tutti e tre comunque amici di Sibiglia. Io non sapevo però che ha contribuito attivamente alla scrittura, e devo dire che se vengo portato a farci caso, anche nel secondo ci si rende conto che lo zampino di uno dei The Pills c'è, perché certe botte di umorismo sono molto molto simili, con quel tocco di cinismo che non guasta. Per cui sono anche contento, perché dal momento che dopo l'esperienza del film, che non era andata benissimo, si sono presi una pausa, adesso non so bene se si siano sciolti o se semplicemente si siano dedicati a progetti singoli, vediamo un attimino come andrà. Sono contento comunque di vedere che ognuno di loro fa qualcosa attivamente. Quindi dal punto di vista della scrittura il film funziona tantissimo. Per quanto riguarda la narrazione, forse è quello con la narrazione più forte, cioè dal momento che si sono concentrati sui personaggi e hanno ridotto la componente action, anche a livello di... ci sono alcune cose interessanti, perché ci sono. C'è una citazione che si vede anche nel trailer, ma che non vi dico, che è all'inizio, che mi ha fatto bagnare per quanto è fatta bene, per quanto è spettacolare proprio a livello di stunt. Il punto è che fondamentalmente è il film in cui la componente narrativa è più importante, perché per l'appunto meno action, ci sono le battute, ma comunque le hanno messe come contorno e diventa una sorta di commedia thriller molto forte. Ora, una cosa che io ho spesso detto è che mi piace il cinema per lo stesso motivo per cui adoro anche i videogiochi e leggere, perché io adoro le storie in qualunque forma mi vengano presentate. Quindi, se questo Smetto Quando Voglio d'Onorem si basa soprattutto sulla narrazione, io sono solo felice, perché non è solo un bel film, è soprattutto una bella storia, la conclusione di una bellissima avventura, di una
felicissima parentesi del nostro cinema, perché sapete, io per anni sono andato avanti a dire in maniera quasi fastidiosa che il cinema italiano era morto, che non c'era più nulla da fare, o meglio, qualcosa si sarebbe potuto e dovuto fare, ma nessuno lo faceva, e sono stato molto contento di venire smentito, soprattutto negli ultimi tempi. Smetto quando voglio è stato il primo sassolino nello stagno, cioè il primo grido di qualcuno che voleva cambiare le cose. Non era un film con grosse pretese, era una pellicola che mirava soprattutto a realizzare un film che fosse un po' diverso dal solito, come per dimostrare che una commedia che non fosse uniformata alle altre si poteva tranquillamente avere nel cinema italiano. E peraltro Sibilia ha fatto della sua fotografia un marchio di fabbrica. La fotografia degli Smetto Quando Voglio è molto acida, giocata sui toni del giallo e del verde. Perché? Perché voleva, nei limiti del possibile e del sopportabile, restituire allo spettatore l'idea della psichedelia, dell'intensità improvvisa dei colori che causano droghe come l'ecstasy o comunque derivati simili, che sono poi un po' quelle che producevano quelli della banda. Per cui diciamo che fondamentalmente anche questo capitolo ha questo tipo di fotografia, ma a me è parso che man mano che si andava verso la fine i colori si stemperassero un po', che non fossero così forti come negli altri due film. Se ci fate caso, nel secondo l'effetto era ancora più marcato che nel primo, come a dire che man mano che, cioè, inizia l'effetto in un modo, si continua l'effetto intenso, si arriva verso la fine e si distende un attimo, si perde un filo di intensità, perché comunque è come se stesse finendo l'effetto della droga, così come sta finendo la trilogia. Ecco, anche questa cosa non è molto comune, cioè una cura della fotografia come quella che ha pensato Sibilia per il suo film non è sicuramente un qualcosa che si trova facilmente in un film italiano, cioè in una commedia italiana, perché se notate le commedie sono tutte come gli spottoni pubblicitari dal punto di vista tecnico, no? Una regia comunque buona, ma niente di che, una fotografia che non è che si faccia sentire più di tanto, che fa solo il suo dovere, non è che sono tanto diversi dagli spot pubblicitari, se ci pensate. Sono film pensati per una fruizione usa e getta, per non essere particolarmente ricordati. Ora sto generalizzando, sono uscite commedie comunque interessanti, oltre a Smetto Quando Voglio, però non sono sicuramente la regola. Cioè, la commedia la si confeziona in maniera abbastanza convenzionale nel nostro paese, perché la proponi nel periodo di novembre-dicembre verso Natale, oppure in altri periodi dell'anno, ma deve essere fruibile dal grande pubblico, deve essere una commedia di largo consumo. Smetto Quando Voglio non nasce come commedia di largo consumo, perché ha un tipo di umorismo che non è, secondo me, quello convenzionale che piace al grandissimo pubblico, piace soprattutto al pubblico giovane. Quindi diciamo che magari una persona sui 60 anni se la ride di meno, perché certi riferimenti non li coglie, perché sono più riferiti a un'altra generazione. Ma lo stesso è un film, sono film che hanno avuto un grande successo perché Sibilia ha saputo puntare sul tasto giusto, ma soprattutto ha saputo puntare sugli attori giusti. Ha preso Edoardo Leo, che fondamentalmente non è un attore particolare, non era un attore particolarmente famoso, la fama è arrivata proprio quella vera, nonostante lui fosse in attività già da un po', è arrivata con Smetto Quando Voglio, e sono stato molto felice nel vedere che per appunto qui abbia dimostrato di non essere solo una macchiettina divertente, ma di essere anche un attore piuttosto bravo, perché ha i suoi momenti. Certo, vicino a Marco Re sparisce, perché Marco Re è mostruoso, ma anche Locascio, cioè ragazzi, Locascio comunque, per quanto il personaggio avrei preferito che avesse delle motivazioni diverse, è figo, è molto figo, perché comunque ha un che, non so, ha un che di batmaniano, ha un che da villain di Batman, no? Però meno sopra le righe, però ce l'ha quel quid, diciamo, non è folle come lo zingaro di Lo chiamano Gig Robot, è diverso, però comunque secondo me ha il suo perché, è memorabile. Poi anche il nome, Walter Mercurio, te lo ricordi? Ha un suo perché, quindi diciamo che poi ho tenuto, voglio dire, comunque non è che è interpretato da Ciro Stoppagliuti, che non so chi sia e probabilmente me lo sono anche inventato adesso, è comunque Luigi Locascio, quindi Locascio non è esattamente un attore di merda, mettiamola così,
è un attore di un certo spessore che peraltro io vi dico non avevo riconosciuto nel secondo sulle prime, cioè io ero lì che dicevo questo l'ho già visto, ragazzi, sta barbaccia gigante. Quindi il film mi è piaciuto tanto, un po' meno rispetto al secondo per quello che ho detto, perché il secondo, e sapete cosa, il secondo aveva più verve da un punto di vista comico, era più anche con la questione dell'azione. Questo invece, essendo il capitolo finale, è stato leggermente più limitato perché doveva rientrare nei ranghi e concludere il tutto, ma a parte qualche svarioncino che ho detto, difetti che gli ho detti, a parte quello è comunque un ottimo film a mio modesto parere, perché il secondo sapete cosa, il secondo riusciva nell'ambizioso compito di portare avanti la storia in maniera non forzata. E ce l'ha fatta, perché comunque ha giocato sapientemente Siviglia con il piano temporale, cosa che ha fatto anche qui. Qui è riuscito a collegare questo film al primo e al secondo in maniera molto naturale, nonostante, secondo me, il primo fosse un sistema chiuso. Era molto difficile riuscire a agganciarci qualcosa a quel film, perché aveva una sua conclusione. Invece, con un espediente, secondo me, effettivamente adatto, era riuscito a collegare il secondo al primo e il terzo, quindi si collega naturalmente poi agli altri due, perché, ripeto, cioè, questo qui più che un sé, più che l'ultimo, è l'ultimo capitolo, ma funziona soprattutto come estensione diretta del masterclass, ma questo si sapeva. Hanno, credo, utilizzato forse una componente di effettistica leggermente maggiore, ma neanche troppo, perché già il secondo lo faceva, e quindi insomma è un film che funziona, un film con delle gag comunque interessanti. Poi sai cosa, sapete cosa, il vantaggio di questo film è che ormai i personaggi li abbiamo conosciuti, e Siviglia ha fatto una cosa secondo me non indifferente, cioè nel secondo ci ha introdotto personaggi nuovi. Nel terzo non ha introdotto nessuno di nuovo, ma i personaggi che erano i nuovi nel secondo li ha sviluppati maggiormente. Quindi abbiamo ancora Greta Scarano nei panni della Coletti, personaggio che io volevo vedere di nuovo in scena, io volevo vedere come sarebbe proseguita la sua storia. E poi, per l'appunto, abbiamo ancora Valeria Solarino che è interpreta la compagna di Pietro, questa santa donna che sopporta le sue cazzate continue. Tra l'altro non so come cazzo abbia fatto Siviglia per il terzo film consecutivo a farmi ridere con Pietro che si inventa scuse assurde per cercare di far sì che Giulia non lo cazzi. Cioè è una cosa che fa dal primo film ossessivamente, quasi compulsivamente, eppure la scrittura e il modo in cui Leo l'ha interpretata riesce a non rendere questa cosa ridondante in maniera fastidiosa. Sai di averla già vista, sei perfettamente conscio che è una gag che è già stata fatta, ma funziona perché ogni volta c'è una diversa sfumatura che la rende interessante. Quindi anche queste sono abilità di scrittura non indifferenti. Poi abbiamo secondo me anche una questione di passaggio generazionale. Sul finale hanno voluto dare un minimo di come posso dire, di senso a tutta la storia, per far capire che per il futuro c'è speranza, ma non troppa, nel senso che non ha voluto essere, e non parlo della banda, io parlo del futuro del paese, cioè io sto parlando proprio dal livello di messaggio, per il futuro del paese c'è speranza, ma chissà, è questa la cosa interessante, perché se nel secondo film la componente di critica sociale si era un po' diluita in favore di una componente action comedy che era predominante, stavolta ci si concentri più sulla narrazione, ci concentri più sui personaggi, torna il messaggio. Avete visto nel trailer che abbiamo per l'appunto ancora il professore napoletano, che possiamo dire, non ricordo se è il rettore dell'università, comunque quello che si comportava da stereotipo dell'italiano meglio con un minimo di potere in mano, no? Ricastro, che se poi non paga le persone, che cerca sempre un magheggio politico per il proprio beneficio, una cosa da Boris, se vogliamo. Quindi il ritorno di questo personaggio segna anche, con le gag che lo riguardano e che riguardano l'ambiente in cui si muove, la critica sociale del primo film, forse ancora più feroce. Nel primo film parlavamo delle persone, dei neolaureati che non riescono a trovare lavoro e si devono reinventare in maniera assurda. Qui si parla
del sistema che non funziona, anche perché vengono tagliati i fondi alla ricerca, vengono tagliati i fondi dove è necessario, si parla del sistema giudiziario che spesso e volentieri si pronuncia in favore di chi ha potere, in favore di chi è considerato socialmente più in una posizione più elevata. Ecco, è una critica a tutto questo, perché poi fondamentalmente Walter Mercurio è una sorta di alfiere contro il sistema, lo vuole distruggere il sistema. Qui è una cosa che ho trovato interessante anche questa, il ritorno di una componente critica che avevo apprezzato nel primo e che nel secondo si era un po' andata a perdere. Siccome questa è conclusione e si torna laddove tutto è iniziato, perché è un circolo, cioè ho trovato molto interessante la circolarità di questa trilogia, molto bella, cioè è un ritorno alle origini il terzo, ho capito? Dove tutto è iniziato si deve tornare, cioè, capito? È una di questa concezione entropica della trilogia, l'ho trovata molto 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 calzante, per cui mi sono venuti anche un po' di feels, perché comunque si può constatare come Sydney Sibilia effettivamente avesse ben chiaro cosa fare, cioè, capito? Io non ero molto entusiasta all'idea che ci fosse una nuova trilogia di Smetto Quando Voglio, che dopo il primo film creassero fondamentalmente una trilogia di Smetto Quando Voglio, e sono stato smentito dal secondo, perché comunque era molto bello. Io ero lì che dicevo, cazzo, crei una cosa buona, una cosa nuova nel cinema italiano, comunque non tanto per l'idea ma per come è fatto, e porca puttana, metti questo qui e farà una trilogia, ma fagli fare qualcosa di nuovo. E invece ha fatto bene. Adesso però spero che Sydney Sibilia si butti in un nuovo progetto, magari anche con la stessa crew, perché no? Perché comunque, a parte il fatto che metà del cast viene da Boris, cioè Aprea, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, cioè sono uno è uno dei tre sceneggiatori, uno è Stanis, l'altro è Biascica, quindi capite che il mio cuoricino aveva iniziato a palpitare. Se poi mi fanno una quarta stagione di Boris mettendo dentro Stefano Fresi, io mi faccio le seghe a due mani e buonanotte ai suonatori. Non so se accadrà, dicono che fanno questa quarta stagione di Boris. Per me Boris è una serie che potrebbe tranquillamente continuare, perché anzi in questi ultimi anni spunti per prendere per il culo le fiction, il cinema italiano in generale, lo si può tranquillamente, cioè ce ne sono tantissimi. Quindi è un film questo che mi ha sinceramente colpito, che ho trovato molto molto interessante, che ho amato. Il mio voto per questo film è 7,5, perché ripeto, è un filino sotto secondo me il secondo, però no, l'ho trovato davvero davvero divertente, ecco, mi è piaciuto proprio tanto. Ma poi non è solo il fatto di averlo trovato divertente, è anche la questione di averlo trovato interessante, di aver apprezzato il modo in cui Sibilia ha concluso il tutto in maniera neanche troppo banale, anzi quasi da farmi rimanere male. Cioè ero lì che dicevo, ah, ma è finito così, però poi ho pensato, però non è male come finale, cioè è un finale non troppo banale, è un finale perfettamente in linea con quello che è stato lo spirito di questa trilogia. Peraltro non ho citato, anche se vabbè è ovvio che ci fosse il libro di Rienzo nei panni di Bartolomeo, già il nome del personaggio è una citazione a Bart di Santa Maradona. Ecco, Libero di Rienzo qui è stato un po' trattato come una macchietta, cioè nel senso che più che negli altri due film è proprio puntato su una sola cosa che succede e si fissa su quella. Ecco, forse è l'unico neo riguardante i personaggi, avrei preferito qualcosa di un po' più vitale per quanto riguarda Bartolomeo, vi dico la verità. È stato utilizzato meno di quello che avrei creduto, però vabbè, per il resto comunque ne ho utilizzati tutti abbastanza bene. Alberto è il solito pacioccone, cervellone che però è sempre un po' tentato dalle droghe, ma mi fa morire da ridere perché comunque lui è il chimico brillante, ma gli fanno fare delle cose che vanno sempre contro i suoi principi, ed è questa, diciamo, è questo l'effetto comico che la cosa suscita. Quindi è un film che io vi consiglio assolutamente di andare a vedere, perché comunque davvero è da guardare, è da supportare, ma è inutile stare a dirlo, cioè nel senso, lo sappiamo tutti che è da supportare, ormai è diventato talmente famoso come prodotto che ormai lo sappiamo, cioè ormai lo sanno tutti, per cui vi invito a guardarlo dal momento che secondo me è veramente una bella conclusione della
trilogia. Quindi questo è quello che pensavo di Smetto quando voglio ad un'ora. Infatti, se avete commenti sotto, cosa ne pensate? Guardate, se cosa è sempre una sorta di discussione. Mi raccomando, citando sempre la vostra opinione nello specifico. Se fate nello specifico, contattate il vostro commento di cittura spoiler se ne fate, così non lo vediamo il film che ancora non ha visto. Però in generale ci tengo a sapere la vostra opinione, perché voglio sapere come avete trovato questo nuovo ultimo capitolo della trilogia. Probabilmente i commenti spoiler o la parte spoiler la guarderete tra qualche giorno, perché la recensione esce in anteprima, però magari vi interessa. Comunque sia, la parte spoiler inizia tra poco, per cui vi abbraccio, grazie di seguirmi tanto, ho fatto bene, veramente sentite l'abbraccione. Io lo so che ormai sembra che abbraccio in modo automatico, ma ogni volta io vi voglio infondere il mio amore, e sapete che quando vi becco dal vivo vi spezzo sul serio le ossa, perché è bello potervi abbracciare. Quindi, aspetto troppo, noi ci vediamo al prossimo video, altrimenti se volete sapere la mia più nello specifico, gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1... La parte con il Murena e Walter Mercurio è anche affascinante. Non mi è piaciuto molto il fatto che l'abbiano buttata lì tutta insieme, un po' lunghetta, che spezza il ritmo. Però comunque, in sé, non è che sia male. Mi piace un sacco il fatto che il Murena, la cicatrice se la sia fatta perché è caduto nell'acido solforico a causa dei tagli alla sicurezza, a tutti i vari strumenti nel laboratorio, che deve essere all'avanguardia in cui stavano lavorando, proprio quello dove Walter si è messo a produrre il Sopox, e in cui nello stesso momento è fondamentalmente morta la sua futura moglie. Ora, in quella scena c'è una doppia citazione, o meglio, una consapevole e una secondo me inconsapevole. Magari è consapevole e Sibilia ha unito l'utile al dilettevole. Cioè, quando vediamo la ragazza che sta morendo perché è chiusa in questa camera tenuta stagna dove sta uscendo questo gas letale, e praticamente poco prima Walter parlava dell'ossitocina, dicendo che lui è nella fase in cui si stanno secernendo ormoni nell'innamoramento, cioè molto scientifico come approccio, e lei non gli aveva ancora dato risposta sul fatto se voleva sposarlo o no, cioè non era ancora stata molto chiara. Quando sta per morire, lei si scrive sulla mano la sigla dell'ossitocina e la mette contro il vetro per fargli capire che lo ama e che è dispiaciuta di doverlo lasciare in quel modo, in sostanza. E lì è lost. Cioè, lì è lost, not Penny's boat, cioè praticamente. Però ci ho visto anche, visto che siamo in un contesto scientifico, la scena della trasformazione del dottor John Osterman in dottor Manhattan in Watchmen, più il fumetto che il film, se devo essere sincero. Quindi mi è piaciuta molto, perché ci ho visto due citazioni in una. Poi altra citazione meravigliosa, secondo me, ma bella, è quella dell'inizio, che hanno fatto la cagata, secondo me, di metterla nel trailer, perché senza saperlo, probabilmente a tutti i nerd si sarebbero rizzati i peli del culo, perché vediamo per appunto l'inizio Walter Mercurio che deve rubare il cromatografo, si mette davanti alla fune di metallo che dovrebbe far sostanzialmente uscire di strada il furgoncino che trasporta il cromatografo, lo fa ribaltare, ed è la scena identica a quella in cui il Joker si mette davanti al camion del Cavaliere Oscuro di Nolan, che si ribalta a pochi centimetri da lui. Stessa identica scena. Io volevo abbracciare forte Sibilia, perché registicamente parlando è veramente tanta roba. Cioè, io non dico, ma minchia! Cioè, anche a livello distante è figo. Ed è bello che questa cosa si ricolleghi al momento in cui Alberto vede il cromatografo che era stato ripreso nel secondo film. Quindi continua a fare ping pong, così come anche la cosa della recrudescenza del tetano, ricordiamo, insomma, tutti i momenti che per appunto poi vengono ripresi anche da angolazioni differenti. Mi piace questa cosa, mi piace tanto, perché sono gli stessi momenti visti da punti di vista differenti. Qui ritroviamo per appunto il Murena, ed è anche bello vedere che lui non era cattivo, ma si è incattivito esattamente come Walter Mercurio, solo che dove Walter Mercurio cerca vendetta contro il sistema e lo vuole distruggere, quindi gasando col gas nervino tutta la commissione ad onorem del nuovo compagno di Giulia, il famoso Fabio di cui si parlava anche negli altri film, e che per l'appunto
voleva uccidere il rettore, il ministro, tutti quelli che si erano resi responsabili della tragedia che era accaduta, perché il sistema era corrotto e non voleva venire smascherato. E il punto è che tutti lo sapevano che si era corrotto, ma si sono per l'appunto pronunciati in favore del sistema, naturalmente, ecco, e no, cioè che cosa fai, non ti pronunci in favore del sistema, figurati, cioè, questa è una denuncia vera secondo me, cioè, perché comunque cose come questa capitano ogni fottuto giorno ed è uno schifo, soprattutto nel nostro paese dove lo so che è un po', come posso dire, qualunquista come frase, però quando si dice che è tutto un magna magna non è che sia poi così falso, è vero che è tutto un magna magna, dai, quindi quello che vediamo non è una cosa così inverosimile, romanzate quello che volete, ma quante volte abbiamo sentito cose del genere al TG oppure nei vari programmi di approfondimento giornalistico, c'è, guardate anche solo Report, ok, quindi fondamentalmente mi è piaciuto vedere che per l'appunto il Murena non era cattivo e che racconta anche a Walter che si era messo nel giro della droga perché non sapeva cosa fare, era disperato, aveva bisogno di soldi e ha notato che il suo aspetto con la cicatrice, questa voce profonda che gli è venuta all'improvviso di fare per la paura, per cercare di intimorire quelle persone, ha funzionato e avevano iniziato a guardarlo con un certo aspetto, con un certo rispetto e quindi si è andato a cattiveria. Nel film poi vediamo che il Murena scappa, però in realtà stava scappando subito, poi torna indietro perché vede questi ragazzi in metropolitana che stanno andando alla Sapienza. E lui dice, lui capisce che non può lasciare andare a morire, non può lasciare morire tutta quella gente, perché è vero, il sistema li ha distrutti, ma non è tutto marcio. Cioè, anche qui, per evitare il qualunquismo del sistema che non funziona, non è che il sistema, cioè, il sistema non funzionerà, ma non è che sia composto solo da teste di cazzo. Ci sono anche persone che vogliono fare la differenza. Bello il colpo di scena che ci rivela che Pietro Zinni era stato colui che, a sua insaputa, aveva liquidato con una scusa stupida le richieste di nuovi fondi per il laboratorio e si era firmato Pietro Zinni, dottor Pietro Zinni, naturalmente lui lo faceva perché era in una situazione disperata, il professore fa vabbè se non mandi quella mail io posso anche girare i fondi, però poi la prossima volta il computer me lo ripara un altro, lui cercando di far carriera ha commesso questo errore di valutazione e il suo gesto è costato la vita a una persona indirettamente perché non è lui il responsabile, però ecco perché nel secondo film, quando Walter Mercurio vede Pietro che salta il treno, dice Pietro Zinni, tutti ci si chiedeva ma questo com'è che lo conosce? Lo conosce perché il nome Pietro Zinni gli è rimasto stampato a fuoco in testa perché quella mail che diceva che non potevano arrivare fondi era firmata Pietro Zinni. Bella questa cosa, mi è piaciuta. Poi vabbè, le battute fan pisciate tipo... vi dico, a me quando Bartolomeo inghiotte l'esplosivo fa ridere, però il punto è che poi per tutto il tempo la mena con questa cosa. Non gli hanno fatto fare nient'altro che quello, quindi... Insomma, però il resto, quando fanno l'esplosivo che c'è Alberto, che c'è quella scena che c'è anche nel trailer, Alberto che... è lì con questi due che sembrano gemelli, no? Che sembrano due ragionieri e dice allora per cosa siete qui? Frode finanziaria, occultamento di cadavere. Occultamento di cadavere, beh, non l'abbiamo occultato molto bene se state qui, quindi lì mi fa ridere perché è sempre inopportuno. Hanno puntato meno sulla sua fissazione delle droghe, però poi c'è anche il momento di Pietro Sermonti che deve fare la telefonata, che non riesce in nessun modo a convincere i tizi, e poi li convince dicendo che suo figlio inizia l'allenamento con i pulcini della Roma perché vede che il tizio ha il braccialetto con la testina del lupo della Roma, lì è fantastico. Neanche troppo ridondante rispetto a quella alla scena del busione del secondo film, perché comunque l'avevo trovata simpatica come cosa, per cui francamente mi sono è divertito molto a guardarle. Poi comunque per l'appunto hanno cercato di sviluppare i personaggi, hanno cercato di dare un tono un po' più drammatico al tutto, quando alla fine vediamo Alberto che pian piano neutralizza i boccioni con il gas nervino, con Pietro e Murena che cerca di fronteggiare Walter Mercurio che ha la pistola puntata, insomma c'è anche una certa tensione, la Coletti che va da loro perché è incaricata di arrestarli e sa perfettamente dove sono perché riesce a pensare come loro. E nessuno sa farlo perché sono imprevedibili effettivamente, perché non sono criminali convenzionali. Il fatto che anche l'evasione da Re Bibbia durante lo spettacolo, con Alberto che canta con la voce tenorile, cioè con loro che con gli altri due, Apre e l'altro che si mettono a improvvisare un recitativo, cioè io vi giuro, ero piegato in due.
perché è quella sconclusionatezza che volevo, ma portata al livello successivo, capito? Cioè lì c'è la tensione di loro che devono evadere perché non vengono creduti, ma sanno che c'è un pazzo che vuole far fuori centinaia di persone. Per cui ho trovato una cosa molto bella. Il finale è bellino. Perché? Perché fondamentalmente loro sono evasi, ma hanno 24 ore di tempo per tornare, perché non è considerata evasione se si ritorna dopo 24 ore di tempo. Ok. Una roba del genere, cioè non è considerata evasione aggravata. Il problema qual è? Il problema è che il film finisce con lui che definitivamente lascia Giulia, perché capisce che non può darle il futuro che ne vuole. Loro che fanno per tornare indietro e, capito, sono spensierati, ma il punto è che devono scontare la loro condanna, devono patteggiare. Hanno deciso per l'evasione aveva bisogno di essere tutti assieme. Per essere tutti assieme dovevano patteggiare, perché così si arrivava al processo, mettevano la stessa struttura. Per cui, patteggiando, dovranno farsi i loro anni di galera. Il film finisce con loro che scherzano in maniera un po' amara, perché sanno che stanno tornando in carcere. E arrivano i due ragazzi che il Moreno aveva incontrato in metropolitana e dicono: ma io sto pensando, ma una volta che ci siamo laureati, che famo? E uno dei due dice: qualcosa si inventiamo. Come a dire, possiamo fare qualcosa, ma bisogna vedere, cioè, capito? Come dire che il cerchio può iniziare, ma magari c'è anche speranza per le generazioni future. È un bel messaggio quello, devo dire. Magari non originalissimo, però è buttato in maniera abbastanza pesante. Quindi, insomma, un film che mi ha divertito davvero tanto. Per cui, questo è quello che pensavo, in maniera più specifica, circa Smetto Quando Voglio. Ad onore, se avete un commento qui sotto cosa ne pensate, se fate spoiler, contestate questo commento, vi dice da spoiler, così meno evitiamo di rovinare il film perché non l'ho visto. Io vi abbraccio, grazie per aver seguito tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto bene, noi ci vediamo al prossimo video.